Scusami, sai, ti lascio. C'è tuo padre che mi sta chiamando da fuori la finestra. Papà? Oh, Franco, aspetta, parlagli di noi. Sì, sì, cercherò, troverò il modo. E non posso mica dirgli... Non posso dirgli che non ci vediamo, no? Sì, ciao. A presto, sì. Ciao. Ciao. Scusi, come mai da queste parti? Sapevo che lavoravi qui di notte e passavo. Entra. Don Lorenzo mi ha detto che tua figlia è venuta a cercarti al villaggio, ma non c'è. Sì, ero andato da un mio amico per del lavoro, ma spasso anche lui. Guarda che Luisa vuol vederti, sta un po' in pensiero. Mi farò vivo io, le telefonerò. Tu piuttosto che genere di lavoro fai? Il guardiano, no? Beh, veramente io faccio il meccanico, ma è meglio questo che niente. E in che consiste fare il guardiano? Ah, niente di complicato, faccio i miei giri di ronda, carico gli orologi, controllo le serrature. Beh, ti è andata bene, va? Questa è una bella fabbrica ben attrezzata. Oh, qui i soldi... Già, è un posto di responsabilità, ma bisogna sempre stare con gli occhi aperti. Senti un po', e se ti viene sonno? Ah, no, sonno no, per fortuna non lo soffro. Soltanto verso l'alba comincio a sentire un po' di freddo. E fatti portare qualche cosa di caldo da qualcheduno, no? Dai, chi? Fino alle 6 sono completamente solo. Solo?